verdure? Sì, nella pentola. Ricordiamo che verdure, zucchine? Zucchine e melanzane. Sì, tanto. Poi facciamo una salata, saliamo. Ecco qua. Mettiamo un altro poco di olio. Ok. Bisognerebbe cantare. Ma tu che cos'hai? Sei un po' giusto? Sì, sera. Oggi sono un po' giusto. È vero. Sono nero. Si vede anch'io. Non so però. Se si vede, ma io sono nero oggi. Anche io, però. Andiamo. Ok, stiamo andando. Adesso. Nel frattempo lasciamo a Paolo che io mi faccio la salsa che dobbiamo mettere poi sulla quiche. Per favore, Paolo. Vai, vai, Domenico, vai. Sì, dobbiamo un po' accelerare, se non ce la facciamo. Acceleriamo. Allora. Buonissimi. Mettiamo formaggio. Andiamo a seguire il procedimento dal nostro Mimmo. Allora. Abbiamo messo formaggio. Mettiamo anche un uovo. Intero. Intero. Sempre per il ripieno, vero? Sì. E poi aggiungiamo un po' di latte. Ok. Scusate, no, perché. Quando si dice un cuoco pasticcione. Vai, spiega tutto quello che stai facendo, grazie. Sì, noi stiamo facendo, diciamo, la salsa che poi mettiamo sopra la quiche. Quindi mettiamo, prima facciamo la pasta frolla, la pasta brisè, poi le verdure, alla fine mettiamo la salsa. Che adesso non mi ricordo il nome, ma c'è un nome. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Simona. Io chiamo da Crotone e volevo soltanto dirti velocemente che ti avevo visto in diretta e ti faccio i complimenti. Yeah. Sto aspettando semplicemente proprio venerdì per vedere un attimo la replica in modo da vedere meglio le ricette, perché ci vuoi essere un po' di confusione lì. Eravate tantissimi, eravate tanti, veramente. È vero. Grazie. Grazie comunque, complimenti e buon proseguimento. Gentilissima, grazie mille, signora. Grazie. Ciao Simona. Ciao, grazie. Allora, mettiamo 2 minuti nel frattempo che si cuociono. Mettiamo la pasta brisè nel forno, così diamo una mezza cottura. Quindi la pasta brisè esce dal frigo e va nel forno, perfetto. Intanto Paolo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Stiamo mangiando un pochino i tordilli, ha visto? Ne ho mangiato qualcuno. Io è la prima volta che stai telefonando. Sì, signora, da dove ci chiama? Come chiamano? I gnocchi, ci metti patate quando fanno i gnocchi? Per fare gli gnocchi? Questi sono tordilli, signora, non sono gnocchi. I gnocchi poi magari no, li facciamo un'altra signora, sera. Questo è un dolce. Ah, non piace i gnocchi? No, questi dolce, sono signora. È un dolce, signora. Ah, ho capito, hanno che chiedo scusa. No, signora, non si preoccupi, ma li faremo. Gnocchi di patate. Gnocchi di patate noi li faremo, sì, li faremo, va bene? Va bene, che Dio la benedice a tutte quante, auguro un buon lavoro. Grazie. Non ci dai. Salute e forza. Cara signora, grazie, grazie mille, arrivederci. Intanto? Allora, nel frattempo stiamo facendo andare qua le verdure con l'acqua, un buon goccio d'acqua, così si appassiscono prima. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Sono Elvira. Sì, Elvira, buonasera. L'impasto dei tordilli. Sì. Signora, si aspetti, tra poco daremo tutti gli ingredienti. Perché non li ricordo. No, io non li ricordo, adesso a memoria non li ricordo. A memoria non li ricorda, signora, tra poco facciamo il riepilogo e glieli diamo, va bene? Va benissimo, la grazie a lei, cara signora. Grazie, gentilissima. Buona prosecuzione della. Grazie signora. Grazie mille, gentilissima signora, arrivederci. Allora, se vuoi possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Nel frattempo che scuociono le verdure, sì.
Con quelle? Ok. Cosa vuoi fare? Prossimo piatto? Ne abbiamo due in forno, sì. Anzi il terzo pure. I tordilli sono usciti, adesso? Adesso facciamo i fiori di zuccheri pieni. Fiori di zuccheri pieni. Un chilo di patate, 12 fiori di zucca, 30 g di burro, 20 ml di latte, 100 g di formaggio grana, 10 g di sale, 8 g di pepe nero. Allora, noi mettiamo le nostre patate che abbiamo lessato e schiacciato. Poi aggiungiamo un po' di burro. Aggiungiamo il sale e mischiamo tutto insieme. Aggiungiamo un po' di latte. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, signora Simona. Buonasera a lei, signora. Senta, un po' si vede, un po' non si vede la... Sì, signora, lo sappiamo e stanno lavorando i nostri tecnici, lo sappiamo. Grazie allora, per avercelo segnalato. Grazie, buonasera. Buonasera a lei, arrivederci. Cerchiamo di ottenere un impasto un po' più liscio e ci serviamo del latte. E poi questo impasto servirà per riempire i nostri fiori di zucca. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Simona, sono Maria Cristina. Ciao Maria Cristina, buonasera, benvenuta. Grazie. Senti, io volevo dire allo chef che è proprio simpatico, mi fa morire dalle risate quando ride. Grazie signora. E poi volevo fare i complimenti per i tardilli. Per i tardilli. Ah, per i tardilli. Ah, tu, come tu li chiami, tardilli? Ah, ecco, hai visto come cambia, sì. Pure il nome, hai visto, di paese in paese, no, grazie. In zone diverse ognuno c'ha... Certo, è quello che dicevamo sì. Prima, è vero, sì. È vero. Ma sono più dolci tipici natalizi comunque. No, perché è un dolce che si fa in Calabria, è un po' in tutti i mesi. Infatti lui stava dicendo che a Isola da di noi Capolizzuto si fa a maggio. A maggio. Ah, dove è a maggio, da noi è a Natale. Hai visto? Vabbè, sì, le sì. Tradizioni. Va bene, grazie Maria Cristina, grazie. Ciao. Ciao. Allora andiamo sì, pure. Faccio scusa, ma lavo un attimino i nostri fiori. Certo. Stai pulendo i fiori di zucca? Che avevi già pulito prima per. Sì. È un eccesso di pulizia, cos'è? Sì, hai ragione. Va bene. Li avevamo già lavati, però. Ok. Giustamente. Domenico. La pulizia non si... Mai. Non basta mai. Ok. Con la sacca prendiamo il nostro composto di purea di patate e con la sacca poche riempiamo i nostri fiori. Ok. Vuoi un piatto per poggiarli? No, guarda, usiamo questo qua, sì. Però... Essendo che io quando l'avevo portato... Sì, no, c'è dell'olio, ho aggiunto dell'olio. Ah, dell'olio, ecco. Sì. Allora, i fiori prima erano belli verdi, sì. Adesso col caldo sono un po' ammosciati. Guardate come li riempie. Sì, un attimino che... Bravo il nostro Domenico, vai. Se non bravo? No comment. Allora. Okay. Questo si chiama finger food. Si mangiano con le mani. E su questa frase noi diamo la pubblicità.